Lucca Comics, terza giornata, ore 10 della mattina. Questa è la coda sull'autostrada Firenze-Mare all'uscita Lucca Est, vista dal cavalcavia di Sorbano. A ritroso si perde verso Capannori. Raggiungerai 4 km ed oltre. Difficile per la città gestire una così grande massa di autovetture che arrivano tutte insieme. La polizia municipale tenta di affrontarle subito all'uscita dell'autostrada, smistandole, a seconda della loro destinazione, verso la città o sulla bretellina, verso il parcheggio del Polo Fiere. Si cerca di informare gli automobilisti anche con il megafono. Deviazione verso il centro di Lucca, all'uscita dell'autostrada, lato sinistro. Causa congestione traffico, viali di circonvallazione. Auto e caravan però sono davvero troppi e il traffico nella zona rischia continuamente la paralisi. Ma il popolo dei comics è giovane, inarrestabile e indistruttibile e affronta il traffico ed i rallentamenti con il sorriso sulle labbra. Ma dove venite? Milano. È stato lungo il viaggio, avete trovato code? Solo qua vicino a Lucca. Poi invece prima no, devo dire la verità. A Milano! Quanto ci avete messo? 3 ore e mezza. Coda su Lucca? Solo in uscita. Poi almeno l'autostrada è stata piacevole. Da dove venite? Da Livorno. Traffico? Troppo intenso. Non merita. Sì che merita, cavolo. Per loro Lucca rappresenta comunque il salto in un mondo di svago e divertimento per 4 giorni di fila. Per i lucchesi invece è anche l'aggravarsi del già pesante problema del traffico. Alla rotonda di Viale Europa stesse code di venerdì. La municipale, in contatto continuo con la questura, chiude l'accesso a Viale Carducci quando arrivano i treni speciali alla stazione e lo riapre quando le centinaia di nuovi arrivati sono defluiti verso la città. Ci spostiamo proprio verso la stazione ferroviaria presidiata dalla polizia. Venerdì da qui sono transitate 75.000 persone, oggi potrebbero essere anche di più. E lo si vede dalla mega coda in attesa di passare dalla biglietteria di Piazzale Risorgimento. Tutta questa gente alla fine entra in città, dove dopo un po' è difficile anche camminare a piedi. Capitolo sosta, anche oggi occupazione sistematica dei marciapiedi della circonvallazione. E quando i parcheggi scoppiano, come il Palatucci, anche lì si lascia l'auto dove si può, sui marciapiedi o negli spazi verdi. Nel pomeriggio, sotto la pioggia, ancora code per il rientro. Domani, ultimo giorno della manifestazione, sembra ancora sotto il segno del maltempo.